Allora, l'ultimo intervento di quelli presi stamattina, la dottoressa Rosa Pepe. C'è? È arrivata? Sì, sì, sì. Perfetto. Allora, la dottoressa Pepe è referente biodiversità della ricerca, istituto di ricerca di Ponte Cagnano. Prendere la parola oggi è difficile, infatti quando stavamo mangiando dico, ma siamo sicuri? Cioè, vabbè, io forse do un segnale positivo, venendo dalla Campania mi dispiace un po' con una cosa. Sì, però quando noi in Campania stiamo lavorando il doppio delle altre regioni, voglio fare questa premessa. Io vengo dalla provincia di Salerno, sono sia un agronomo ma coltivo ancora la Campania, per fortuna che mi hanno lasciato i miei genitori. E sono stato, quando ho iniziato a lavorare, sono stata 10 anni a Conegliano Veneto. E purtroppo quando ascoltavamo la televisione parlavano del sud, sempre le cose cattive si dicevano, oggi siamo a Roma, però penso che dopo 25 anni si deve un poco aprire un po' questa cosa. C'è sempre troppo, siamo sempre troppo prevenuti che la Campania, terra dei fuochi, camorra, non c'è niente di buono. Invece noi stiamo lavorando ancora di più per dimostrare che le cose stanno cambiando, che ci sono altre professionalità, abbiamo visto anche gli interventi. E quando ha parlato il dottor Cerino, effettivamente della regione Campania si deve mettere una marcia in più. E il presidente De Luca sta lavorando parecchio, perché quando noi andiamo fuori a vendere i nostri prodotti facciamo fatica a venderli. Allora, se non diamo una sicurezza e lo dobbiamo dimostrare con i dati, purtroppo il progetto Curcone, che diceva il dottor Cerino, è iniziato da 8 mesi, quindi ci vuole un po' di tempo per avere i risultati, ma i risultati li avrete solo tutti sul sito, quindi vi prego di informarvi. Quando vedete i prodotti Regione Campania, utilizzateli, perché c'è un bel lavoro fuori, sopra, e anche gli enti di ricerca stanno lavorando tantissimo per dare sicurezza e qualità dei prodotti. E non a caso poi siamo nella zona della dieta mediterranea, quindi che insegna cosa significa un modello di vita che non è dieta ma stile di vita. Keiser e Keis sono andati prima in Calabria, però sono arrivati a Chioppi, si sono fermati, hanno detto qua c'è una vita diversa, studiamola. E quindi poi anche Expo si è fondato su questo concetto di dieta mediterranea e stile di vita. Poi l'abbiamo perso pure noi, perché le città nostre non c'è uno spazio verde dove passeggiare. Fortunatamente abbiamo le campagne, il Parco Nazionale di Accidenti, Vesuvio, 5 aree protette, quindi qualcosa di importante ce l'abbiamo. Io lavoro invece al Centro di Ricerca per l'Orticoltura di Ponte Cagnano, che fa parte del CREA, quindi un ente pubblico in agricoltura, uno dei più importanti, e quindi mi occupo soprattutto della biodiversità. Quindi quando parlate di un prodotto della biodiversità, quindi soprattutto anche quelli che vi trovate con presidi sullo food, vi racconto cosa c'è dietro per poi far portare questo prodotto sulla nostra tavola. Vi siedo così, dato che è un po' lunga la giornata. Ecco qua, questo è il mio centro. Ecco qua. Perché noi poi, oltre ai pesticidi, perché la biodiversità si perde in continuazione ogni anno? Ma perché ci sono tanti motivi, anche tutta l'antropizzazione, gli spazi che l'uomo occupa, soprattutto per cementificare, per fare strade, per costruire, dove non serve. Quindi prima di tutto ci serve una legislazione a cemento zero, quindi in modo tale da preservare il territorio, i cambiamenti climatici, e poi perché le leggi, anche se sono fatte, non vengono applicate, ma non vengono applicate soprattutto in funzione del rispetto della biodiversità. E poi perché, se vedete queste due foto, la prima a sinistra e quella a destra, perché negli anni 60, dopo il periodo dopo il 50, nel periodo superata la guerra, la gente si è industrializzata, ha voluto produrre, ha abbandonato le colline, ha coltivato in pianura, quindi ha favorito la meccanizzazione, ha tolto tutti gli alberi perché si dovevano fare le monoculture per avere più produzione. Questo è andato a discapito di tutto. E quindi poi perché sono usati tutti questi prodotti? Perché non era più possibile produrre, perché si era interrotta la biodiversità. Quando noi parliamo di biodiversità, e se facciamo la produzione anche di grano, ci vorrebbero 5-6 grani, ma separate magari ogni 3-4 mila metri una tipologia, perché come siamo noi diversi, anche le piante sono diverse, e quindi anche un insetto, un fungo, non ha la strada libera, quindi si deve fermare un attimo, quindi deve valutare questa pianta come è fatta,
e quindi poi può agire e esplicare la sua azione. Ma se solo una tipologia ottenuta dai laboratori, chiaramente qualsiasi fungo o insetto ha una strada libera. Quindi noi dobbiamo tendere in questo discorso prima di tutto a riequilibrare il lato destro delle nostre campagne, e forse qualcosa effettivamente si può cambiare, forse anche l'uso di pesticidi e conservanti si può ridurre. Noi come centro di ricerca fortunatamente abbiamo questo strumento importante che è il Trattato FAO, riconosciuto a livello nazionale e mondiale, è stato riconosciuto nel 2004 dal Ministero, e ogni 3 anni c'è un piano, un progetto, e quindi si studiano le specificità oppure le esigenze o le problematiche che sono venute fuori. Come si fa quindi a recuperare, noi che ci occupiamo di queste cose, di una biodiversità? Prima di tutto dobbiamo scendere proprio in campo, lavorare nelle aziende agricole con gli agricoltori, perché sono gli agricoltori, che noi chiamiamo agricoltori custodi, che conservano questo materiale vegetale. Quindi c'è un lavoro di monitoraggio, quindi reperimento, valutare se effettivamente è una biodiversità, perché per la legge nazionale, anche se ancora non abbiamo una legge sulla biodiversità, però per le varie leggi regionali che si sono dotate le regioni e a livello comunitario, una biodiversità deve essere presente in quel territorio da almeno 50 anni e quindi che fa parte degli usi, costumi e tradizioni del luogo. Poi, fatto questo riferimento, la dobbiamo caratterizzare, quindi fare la carta d'identità di questa specie, accessione, ecotipo, per dargli una identità specifica e poterla distinguere l'una dall'altra e avere la certezza. Quindi questo, noi abbiamo, tipo nella nostra banca del termoplasma, abbiamo 100 ecotipi di pomodoro, però dobbiamo capire la distinguibilità tra un pomodoro e un altro, capire pure a livello agronomico che caratteristiche intrinseche ed estrinseche presenta questo prodotto. E poi questa caratterizzazione è molto importante, come farò vedere. L'altro aspetto nuovo che è venuto fuori negli ultimi 20 anni è la caratterizzazione molecolare. Noi vediamo in televisione che la fanno per trovare l'assassino. Questo invece è importante perché noi possiamo distinguere, fare un lavoro in breve tempo, anche basta solamente dopo la glandola avere due foglie vere, si può fare questa caratterizzazione molecolare e si può confrontare con le altre accessioni che noi abbiamo a disposizione, che sono in giro, e in più ci permette di fare questo lavoro in un mese, invece tipo se dovessimo fare solo la caratterizzazione morfofenologica dobbiamo fare un ciclo culturale, quindi ci vuole molto più tempo, ma questo è importante perché ci consente poi di distinguere questa varietà una dall'altra, ma soprattutto tipo se noi abbiamo un campo di patate, di pomodori, basta prelevare le foglie e possiamo capire l'una dall'altra la distinguibilità e la sicurezza. E questo fatto perché è importante? Perché nella filiera agroalimentare tutti i prodotti dotati di DOP, IGT, oppure il vino del dottor Fazzuoli, qualora noi abbiamo caratterizzato, ormai non si parla neppure più a livello di una sola varietà, ma di quel suo vino, noi possiamo seguirne tutta la filiera, quindi sia la tracciabilità che andiamo dal produttore al consumatore, ma anche andando al supermercato, prendendo quel vino, facendogli l'analisi del DNA, verificare se quello che era stato messo in bottiglia è vero oppure è stata una falsificazione. Quindi questi sono strumenti che la ricerca sta mettendo a disposizione del consumatore per tutelare l'identità del prodotto. Poi se questi prodotti hanno prezzi diversi c'è un motivo dietro, quindi noi dobbiamo essere pure disposti a spendere quel qui di più per avere questa certezza e sicurezza in tavola. Abbiamo detto, comunque noi in Campania, ma come in altre regioni, abbiamo dei progetti importanti che ci permette di recuperare questo materiale, e diciamo che la sensibilità anche dei comuni, comunità montane, è molto forte, e questo proprio perché si vogliono avviare dei circuiti virtuosi nell'ambito delle filiere anche a chilometro zero per mettere a disposizione questi prodotti, perché tanti prodotti vengono caratterizzati, tante filiere a chilometro zero vengono attivate, tante comunità possono lavorare su quel prodotto e avere la loro redditività e remunerazione e dare la possibilità di rimanere in un territorio, quindi senza cose tanto, come si dice, grandi, ma da cose piccole. Quindi la cosa più importante che poi si è vista negli ultimi anni è che la Regione Campania fortunatamente si è dotata di una legge sulla biodiversità,
stato approvato nel 2011, è stato istituito anche l'osservatorio per la dieta mediterranea, che la sede ufficiale è Pollica, non so se avete sentito questo paese, nel Parco Nazionale del Cilento. E poi grazie a questo lavoro di recupero di biodiversità attivata dai centri agricoltori custodi, nel 2010 la Regione Campania, grazie al PSR, ha finanziato, questo lo diciamo dopo, un progetto molto importante che si chiama AgriGenet. E quindi abbiamo potuto caratterizzare tutto questo materiale. Ma perché la Regione Campania e pure Arce è stato possibile recuperare questo materiale? Perché vedete, questi sono solamente gli agricoltori custodi con cui ci siamo interfacciati negli anni, che sono agricoltori custodi degli ecotipi di carciofo. Come vedete, non so se siete pratici della Campania, però abbiamo la provincia di Avellino, abbiamo Benevento, Salerno, insomma abbiamo un bel panorama ed è grazie a loro che noi abbiamo questi prodotti, quindi noi dobbiamo avere tutte queste informazioni e perché loro poi ci hanno preservato questi prodotti, come ben vedete, poi sono tutte pere che è molto difficile trovare nei nostri supermercati, però in Campania da noi ci sono. È l'obbligo di noi enti di ricerca di preservarlo, attivare dei vivai e mettere a disposizione questo materiale per avviare dei cicli di produzione. Per quanto riguarda la viticoltura, vedete, ognuno è diverso da un altro, quindi perché c'è importanza di viticoltura vecchia e noi li stiamo recuperando. Il progetto di cui vi parlavo è questo progetto che si chiama AgriGenet, che ha messo in rete per la prima volta tutti gli enti di ricerca della Campania, università, CNR, scuola agraria, così abbiamo almeno potuto ragionare e ognuno sapere l'uno cosa fa e quindi abbiamo creato anche una filiera nella ricerca, in modo tale da vedere, non pare che più enti potessero studiare la stessa cosa. Questo progetto ci ha dato l'opportunità di studiare e quindi fare una carta, una scheda identificativa di 151 accessioni di ortive, 331 frutticole e 51 accessioni viticole. Per il PSR, perché veramente non si dice Terra Felix Magna Grecia, per il nuovo PSR 2014-2020 abbiamo in effetti consegnato un nuovo elenco tra tutti quanti noi, che a me sono ancora 300 accessioni da studiare, da mettere a disposizione. Di ogni scheda di queste accessioni che vi ho detto, è stata definita la scheda agronomica, quindi gli aspetti, le esigenze, quale terreno, quale suolo fa bisogno di acqua, biochimica, chimico-fisica, quella genetica, perché qualora si mette in produzione questo prodotto è possibile fare la rintracciabilità, quindi possiamo essere sicuri di avere quel pomodoro e non un altro. La scheda nutrizionale, perché oggi siamo molto collegati a sapere il valore nutrizionale nutraceutico, perché i prodotti sono funzionali oggi, non solo per nutrirci, ma soprattutto sotto l'aspetto funzionale. E quindi questo è un documento molto importante. Chi è interessato può andare su questo sito, cliccare AgriGenet / Unisa e trova tutte queste informazioni di questo materiale che vi ho detto e che è a disposizione. A breve questo sito dovremmo trovarlo sulla Regione Campania, dato che la Regione mi ha finanziato questo progetto. La cosa importante poi di questo progetto qual è stato? Dal secondo anno del progetto, dopo che abbiamo caratterizzato questo materiale, verificato il prodotto, l'accessione che era importante, gli agricoltori che hanno aderito al PSR hanno fatto domanda tramite lo Stava Cepiche e noi gli abbiamo consegnato i semi. Loro hanno rimesso in coltivazione questo materiale, l'unico obbligo è di consegnarci ogni anno la quantità di semi che gli avevamo dato. Quindi noi abbiamo preso degli agricoltori, studiato, caratterizzato e restituito. E quindi si stanno avviando filiere produttive diverse. La cosa importante quando parliamo di biodiversità è che questi prodotti recuperati in un territorio dovrebbero essere coltivati in quel territorio. Infatti se voi vedete per esempio il cavolo d'Orsella per ognuno è indicato un certo areale. Qualora si apre ad altri territori ci possono essere problemi abbastanza seri. Noi abbiamo avuto un problema con un tipo di fave, tutte l'hanno voluto, però se era del Vesuvio non volevamo coltivarla a 1200 metri. Esigenze diverse, a me fa piacere perché questo dimostra che la biodiversità fa parte di quel territorio, di quel contesto e non ce lo siamo inventato. Questo invece quest'anno, anno 2016, è l'anno internazionale dei legumi, quindi solo per far vedere il materiale un po' che abbiamo raccolto, i nomi particolari e caratteristici legati al territorio e quindi la ricchezza che abbiamo. Parlando poi di carne, cominciamo a mangiare un poco di più legumi, visto che contengono il 40% di proteine. Facciamo concimazione verde, ristabiliamo efficientemente con associazione che ci devono portare al biologico.
Poi l'altro lavoro importante in questo nostro lavoro è l'interazione, non a lasciare questa roba nei nostri centri solo con gli agricoltori, ma l'interazione con le scuole. Quindi noi lavoriamo con l'Istituto Alberghiero anche per far conoscere ai ragazzi questi prodotti, perché molto spesso questi prodotti non sono belli, la gente è abituata a certi tipi di prodotti, certi tipi di mele, di verdure, però poi all'assaggio i ragazzi si convincono, quindi facciamo in genere prima dei seminari che diciamo cos'è questo progetto e poi facciamo queste preparazioni con la scuola. Lavoriamo anche con le scuole alimentari, perché non si deve lavorare solo dall'alto ma pure in basso. Qua in un piccolo orto c'era una siepe, abbiamo fatto la facciamatura, la fertilizzazione e quindi tutto questo lavoro è preparato poi due o tre tipi di assaggio con i ragazzi, che magari loro a casa loro non assaggiavano, però raccontato in questo contesto tutti assaggiano e quindi forse qualche ragazzo in più mangerà qualche prodotto più sano. Un altro lavoro importante è l'introduzione di questa coltivazione anche nelle fattorie didattiche, in modo tale che quando i ragazzi della scuola vanno in visita vedono queste cose. Stiamo riprendendo anche la lavorazione delle erbe e del materiale che serve per intrecciare cesti, con cui poi poter confezionare questi prodotti della biodiversità. È tutta una filiera e tutto il contesto va portato avanti, non deve essere a pezzi. Un altro percorso importante che noi personalmente diciamo sto facendo. Bisognerebbe, siamo fuori. Ok, solo questo. Tutta questa biodiversità che studiamo in un ente di ricerca. Io vi ho detto prima, sono agronoma, lavoro ancora alla mia campagna. Nel mio paese c'era una cooperativa molto importante di 1600 soci. Non c'è stata l'innovazione tecnologica, non siamo riusciti a rispondere al mercato, è andata in crisi. Ci siamo messi insieme un po' di persone, abbiamo fatto un partenariato importante, abbiamo messo insieme 360 aziende, 60 comuni. Dopo 4 anni la Regione Campania ha pure emanato una legge nazionale sui distretti e vorremmo creare questo strumento importante per dare l'opportunità a questo territorio di creare delle filiere e creare degli strumenti produttivi importanti. Vado avanti perché altrimenti non ce la facciamo, soprattutto perché in questi territori nostri, se non creiamo opportunità reali, i giovani se ne vanno via. Noi abbiamo studiato, abbiamo speso tanti soldi, ma se i giovani elementi vanno via, noi ci impoveriamo e il sud rimarrà sempre più indietro. Quindi poi sono un'altra cosa, in questo lavoro che stiamo mettendo insieme competenze e sapere e tutto, abbiamo avviato un percorso coinvolgendo tutte queste persone. E quest'anno avremo il nostro primo vino del distretto di questa animazione territoriale, quindi abbiamo fatto prima seminari, proprio tutti i percorsi della filiera del vino, stiamo mettendo insieme le competenze di chi è avanti sia come azienda che come oleificio, portando i giovani direttamente in campo per formarli. Stiamo lavorando anche sulla filiera del grano con i due CRA per tutti i problemi. Questa è una biodiversità recuperata in Re Umberto, dopo averla recuperata per 3 anni abbiamo dato agli agricoltori, 7 agricoltori l'hanno coltivata, l'abbiamo trasformata, perché questa la vogliamo dare, questo pomodoro Re Umberto, ai pizzaioli di Tramonti, che sono 3.000 in giro per l'Italia e per il mondo. Se loro adottano questo pomodoro, la costiera amalfitana può mettere in coltivazione i suoi terrazzamenti e creare opportunità di lavoro e reddito reale, perché queste sono le cose che dobbiamo pensare. E quindi questa è la sinergia che noi vogliamo creare. E dato che da dove vengo, la terra del vino, questo quando abbiamo fatto la prima vendita, che anche Giuseppe ha partecipato, un brindisi collegiale anche con voi. Grazie.